Come fare la zucca di Halloween? Scopriamo insieme come intagliarla e decorarla. Se amate decorare la casa per Halloween, non potete non preparare la zucca, il famoso Jack o Lantern. Tutto ciò che vi servirà per fare la zucca di Halloween sono dei semplici attrezzi come un coltello, un cucchiaio e un pennarello. Tuttavia, se non sapete da che parte iniziare, vediamo come procedere per intagliarla e decorarla al meglio, rendendola veramente spaventosa. Come intagliare le zucche di Halloween? La prima cosa che dovete fare è scegliere la dimensione della zucca. Se non siete esperti, sceglietene una piccola, così da fare pratica. Iniziate facendo un cerchio con un pennarello sulla parte superiore della vostra zucca, lasciando qualche centimetro dal bordo. Con un coltello appuntito incidete e staccate la parte superiore che vi servirà da coperchio. A questo punto potrete decidere se creare una zucca di Halloween con immagini disegnate o intagliate. Per svuotare la zucca vi basterà un cucchiaio e un coltello per togliere il grosso di polpa e filamenti. Con un cucchiaio portate via la polpa della zucca dalle pareti e una volta che l'avrete svuotata completamente, non vi resta che creare occhi, naso e bocca. Aiutandovi con un pennarello, disegnate gli occhi e naso a forma di triangolo e fate una bocca sorridente dandogli una forma irregolare. Ora che avete tracciato le linee guida, fate una prima incisione nella parte centrale. Completate il disegno aiutandovi con un coltello piccolo come quello da funghi in modo da delimitare bene i lati. La stessa cosa si potrà fare con qualsiasi disegno si andrà a fare sulla parte esterna della zucca, come ad esempio dei fiori, delle forme geometriche o delle foglie. Una volta intagliata, completate con una piccola candelina all'interno per un perfetto effetto Jack o Lantern. Come decorare la zucca di Halloween? Se non avete molta forza o siete alla prima esperienza e non ve la sentite di intagliarla con un coltello, potete anche semplicemente decorare esternamente la zucca. Con un pennarello indelebile disegnate liberamente e, una volta asciutta, date una passata di lacca per un effetto lucido. Come farla durare più a lungo? Siccome nessuno vuole che in casa propria prolifichino muffe e batteri, ci sono alcuni piccoli trucchetti per fare in modo che la zucca duri il più a lungo possibile. Cospargete le zone tagliate con della vaselina, che fungerà da barriera, e spruzzatela ogni giorno con un mix di acqua e candeggina.